Di nuovo un saluto a voi che ci seguite su formobiles.info. Oggi in questa videoguida andiamo a mostrarvi come rimuovere il contenitore per la polvere su Dyson DC52, indipendentemente dal modello che avete, dal multifloor all'animal turbine che è il top di gamma. Fate la rimozione, vi faremo vedere come fare la rimozione del contenitore e come pulirlo per entrambe le situazioni, nel senso che ci sono due tipi di pulitura, quella veloce che vi si basa semplicemente sullo svuotare il contenitore e la pulizia, tra virgolette, approfondita, che è la pulizia che vi consigliamo di fare ogni volta perché comunque richiede pochissimo tempo e se lo fate ogni volta, veramente è una cosa che si fa in un attimo. Allora, abbiamo qui il nostro aspirapolvere, la recensione ce l'avete sotto il link al video in descrizione. Qua andiamo a sganciare con l'apposito tasto il contenitore per la polvere. Ovviamente noi l'abbiamo già pulito per evitare scene di fughe di massa di persone. Vi facciamo vedere come si va attraverso l'apposito tasto di sgancio. Andiamo a mollare la parte inferiore del contenitore e vedete che un po' di polvere scende sempre perché dentro ce n'è. Comunque noi l'abbiamo già lavato. E se voi fate uno svuotamento così, ipotizzate di avere un cestino sotto, andate ad aprire e svuotate la polvere che avete in eccesso, che avete raccolto. Potete aiutarvi con l'apposito pettine per far scendere la polvere in eccesso che resta incastrata. Vi ricordiamo che l'aspirapolvere è fatto per non avere mai la polvere a un livello superiore a quello indicato, perché poi andrebbe a tappare la griglia in dotazione, quindi su questa è una cosa su cui dovete stare attenti. Non è una cosa complicata perché in realtà è difficile riempire l'aspirapolvere il contenitore con una casa di 130 metri quadri in un'aspirazione sola, anzi diciamo che è impossibile. Una volta che avete voluto sganciare il contenitore per fare la pulizia più approfondita, vedete che il contenitore si sgancia premendo il tasto grigio a cui potete accedere dopo. Questo qui lo lavate sotto acqua. E questa parte, che è quella che avete già visto nella recensione, è ovviamente piena di polvere perché l'interno non si può lavare, potete semplicemente dargli qualche colpo per far sganciare la polvere dai coni. Questa parte la lavate e pulite con le mani o con un panno, se siete molto schizzinosi, la parte relativa a questo filtro. Se voi lo fate spesso, questa parte resta, l'esterno resta molto molto pulito, infatti vedete che le mie dita sono perfettamente pulite. La parte interna qua, che si, tra virgolette, macchia di polvere, che si indurisce, non può essere pulita e la lasciate esattamente così come l'avete. Ovviamente questo tipo di sistema si basa per non perdere potenza di aspirazione. Io adesso chiudo un attimo il contenitore, vi faccio vedere come si va a chiudere. Dovete far incastrare questi due lembi attraverso il foro, i fori che ci sono. Una volta che ci siete, vedete che il primo gancio si scatta, che è quello grigio per sganciare il contenitore, e il secondo gancio, che è quello rosso, è quello relativo. L'abbiamo chiuso? Sì, l'abbiamo già chiuso, è quello relativo al contenitore inferiore. Vedete che così lo sganciamo, così è chiuso. Benissimo, poi voi lo andate a rimontare. Io l'ho fatto vedere al rallentatore, probabilmente questo è lo stesso tempo che impiegate per farlo quando è sporco. Un saluto da formobiles.info.